Benvenuti, siamo qui al Parlamento europeo di Strasburgo dove oggi, 13 gennaio, si è tenuta un'importante votazione sugli OGM. Ne parliamo con quattro portavoce in Europa del Movimento 5 Stelle, Pier Nicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte ed Eleonora Evi. Eleonora, iniziamo proprio da te, perché tu tra l'altro eri anche relatrice di questo provvedimento per l'FDD. Allora, oggi cosa è successo? Su cosa abbiamo votato e come abbiamo votato? Sì, oggi si è tenuta questa importante votazione relativa alla modifica di una direttiva che è la 2001-18 relativa alla possibilità di coltivare gli OGM nei territori degli Stati membri e il Movimento 5 Stelle ha votato contro questo accordo, ha votato contro peraltro insieme al gruppo dei Verdi e il gruppo del GUE. E ha votato contro questo accordo nonostante la presidenza italiana lo abbia accolto come un grande successo di questo semestre europeo che in realtà a nostro modo di vedere nasconde delle pericolose insidie per quegli stati che desiderano veramente vietare la coltivazione di OGM sui propri territori. Le motivazioni per cui abbiamo deciso di votare contro sono sostanzialmente tre. Le possiamo elencare per semplicità. La prima riguarda il ruolo sempre troppo grande, troppo importante attribuito alle multinazionali biotech che vengono comunque coinvolte in una fase dei processi di autorizzazione alla coltivazione degli OGM e pertanto appunto hanno un indebito ruolo che per uno Stato sovrano che dovrebbe essere libero di poter decidere cosa coltivare sul proprio territorio è per noi inaccettabile. E le motivazioni con le quali in una seconda fase della procedura di autorizzazione alla coltivazione degli OGM lo Stato membro può utilizzare per vietarne la coltivazione sono molto deboli e questa è la seconda ragione per cui abbiamo votato contro questo accordo, perché dal punto di vista giuridico le motivazioni presenti nella modifica di questa direttiva sono molto deboli. La nostra paura e il rischio è quello di far sì che le aziende biotech possano impugnare le motivazioni stesse e trascinare uno Stato membro, uno Stato sovrano, di fronte a una corte. La terza ragione per cui abbiamo deciso di votare contro questo accordo riguarda la completa assenza dell'obbligo di assicurare le colture OGM in caso di contaminazione o di danni ambientali e di contaminazione appunto di altre colture tradizionali o biologiche addirittura, e pertanto la completa mancanza di una responsabilità finanziaria delle aziende biotech nei confronti appunto di un impatto gravissimo che avremo nell'ambiente. Ok, quindi hanno votato a favore popolari, socialisti, e il provvedimento è passato. Ok, Eleonora ha fatto il quadro di quanto è accaduto oggi. Con Pedicini, Pier Nicola, ci puoi fare un po' il quadro sugli OGM in generale? Cioè perché siamo contrari agli OGM? Allora, io prima di iniziare vorrei, per il cittadino comune, no, che si chiede, che non conosce magari la materia, dire una cosa. L'OGM è l'acronimo per organismo geneticamente modificato. Questi organismi sono tanto vegetali quanto animali, quanto insetti, che hanno subito a livello cellulare, perché le industrie biotech hanno sperimentato, hanno portato avanti la tecnologia necessaria per fare questo, una mutazione voluta, quindi c'è stato un trasferimento, un'inserzione di un piccolo pezzo di DNA a livello cellulare, e questo praticamente alla fine genera delle capacità negli organismi che prima non avevano. Allora, se noi parliamo ad esempio di organismi vegetali di cui si vuole fare una coltivazione nell'agricoltura, ad esempio, molti di questi organismi possono sviluppare la capacità di resistere agli agenti atmosferici, per esempio, possono sviluppare delle proprietà nutrizionali che prima non avevano e quant'altro e così via. Questo è un po' il tema di base, però questo tema di base pone la cittadinanza e anche la comunità scientifica di fronte a degli interrogativi, perché ci sono delle minacce molto serie. La prima delle quali, in realtà ce ne sono tantissime, ma direi che le più importanti sono tre anche nel mio caso. Le più importanti sono tre e la prima è quella per l'ambiente.
L'ambiente è minacciato seriamente e questo è stato dimostrato scientificamente, cioè gli OGM hanno dimostrato che hanno un impatto serio a livello degli ecosistemi, a livello degli habitat naturali e anche a livello della biodiversità. Gli insetti ad esempio sviluppano si evolvono verso nuove resistenze che prima non avevano, gli stessi vegetali sviluppano nuove resistenze. Questo, da una parte c'è la sicurezza che questo avviene, dall'altra c'è l'insicurezza di capire che impatto può avere questo nel futuro. Quindi noi non sappiamo quale può essere davvero il risultato finale di questa cosa e quindi bisognerebbe utilizzare un atteggiamento almeno cautelativo. La seconda questione che si pone molto importante è l'impatto che ha dal punto di vista del mercato interno, soprattutto nel tema dell'agricoltura, perché è chiaro che le aziende di biotech entrerebbero, invaderebbero i mercati interni molto fortemente con la loro potenza e soprattutto con questi prodotti che hanno super prodotti, quindi hanno delle qualità superiori a quelle del diciamo contadino, della piccola e media impresa ad esempio italiana, che si troverebbe naturalmente vincolato alle scelte di queste grandi dell'industria biotech e soprattutto o viene assorbito o naturalmente, come noi sospettiamo, verrà spazzato via da questo tipo di atteggiamento invadente. E poi per ultima, ma non ultima, la questione della salute. In questo caso qui si sa che è noto che tutta l'informazione scientifica che è stata prodotta non è sufficiente. C'è soltanto qualcosa, quindi siamo in un terreno abbastanza inesplorato, tra l'altro che non è stato esplorato adeguatamente proprio perché l'industria del biotech aveva nelle mani brevetti dei propri prodotti e quindi non le distribuiva, non è stato possibile fare una sperimentazione preclinica a livello cellulare o preclinica a livello degli animali da laboratorio e quindi ci troviamo in una situazione per cui non si hanno abbastanza informazioni. D'altra parte una sperimentazione di letteratura scientifica dal punto di vista epidemiologico sembra essere addirittura improponibile adesso, perché grandi stati come gli Stati Uniti, il Brasile, l'Argentina hanno adottato d'emblée questi prodotti e quindi distinguere tra una popolazione esposta e una popolazione non esposta diventa praticamente impossibile. Allora in questo clima di assoluta incertezza noi ci troviamo a prendere delle decisioni dando l'autorizzazione, prendere delle decisioni per una popolazione vasta come quella europea e determinando un'esposizione che può essere cronica, lunga per 40-50 anni, quindi magari noi scopriremo fra 40-50 anni che ci sarà un effetto non voluto, devastante dal punto di vista della salute e là evidentemente sarà troppo tardi per tornare indietro. La nostra posizione, come ha ben detto Eleonora, è quella di interpretare al meglio un principio che è sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cioè il principio di precauzione. La nostra decisione va nella via dell'interpretazione, quindi le nostre singole decisioni sono semplicemente un modo per formalizzare il principio di precauzione che ritenevamo dovesse essere applicato. Bene, poi torneremo a parlare del lavoro svolto da voi su questo provvedimento, ma volevo passare ad affronte. Marco, in Europa chi è che si occupa di valutare da un punto di vista scientifico e anche autorizzare poi eventualmente gli OGM? Cioè c'è un'autorità? Sì, si collega proprio perfettamente all'ultima parte del discorso che faceva Pier Nicola, che parlava di ricerca scientifica, di indagini, di valutazioni di tipo scientifico. Allora, per dirla in maniera molto semplice, cosa succede adesso? Io sono un'azienda biotech, voglio mettere in commercio un nuovo OGM, devo ovviamente chiedere l'autorizzazione. L'autorizzazione è centralizzata, quindi è l'Europa che mi dice se posso farlo o no. L'Europa, stiamo parlando di persone politiche, diciamo così, anche tecniche ma soprattutto politiche, quindi si deve avvalere del lavoro di scienziati che dal punto di vista scientifico valutano i dati che l'azienda biotech mi mette a disposizione per dire effettivamente le ricerche sono state fatte bene, abbiamo delle preoccupazioni oppure no. E chi si occupa di questo è un'agenzia europea, si chiama Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Questa agenzia appunto è uno strumento comunque dell'Unione Europea, ma è fatta di tecnici, quindi di scienziati. Noi abbiamo espresso dei dubbi molto forti su questa agenzia, soprattutto proprio per quello che riguarda gli OGM, essenzialmente per due motivi. Il primo, secondo noi, è molto sospetto il fatto che negli ultimi, cioè da sempre in realtà, da quando parliamo di OGM, questa agenzia che non ha il potere di autorizzare, ma ha il potere di dare il parere alla Commissione, cioè lui dice scientificamente per me va bene.
Ecco, questa agenzia non ha mai dato un parere negativo, mai. Tutto quello che gli è stato sottoposto andava bene. E questo è molto strano perché a volte è successo che l'azienda biotech, ovviamente quando sottopone un brevetto, un progetto, e deve sopportarlo con dei dati, negli stessi dati delle aziende biotech in alcuni casi c'era scritto che, ad esempio, ci sono delle differenze significative fra le piante OGM e quelle normali usate come controllo, oppure abbiamo visto che le conseguenze sugli animali che si alimentano con queste piante OGM rispetto a quelle di controllo, quindi che si alimentano normalmente, ci sono. Anche a fronte di questi dati, l'agenzia, l'EFSA, che brevemente viene chiamata EFSA, l'acronimo inglese, ha dato il parere positivo. Quindi questo è un motivo di forse sospetto, e anche oggi nella discussione in plenaria abbiamo sottolineato il fatto che noi vorremmo un rigore scientifico maggiore. L'altra cosa, anche questa qui, che solleva molte perplessità, è il fatto che abbiamo visto storie, non facciamo nomi ma noi ci sono, storie proprio all'interno di questa agenzia di scienziati che entrano e escono, le abbiamo chiamate oggi porte girevoli. Cioè il caso è questo, i scienziati che lavorano per un'agenzia biotech vanno a lavorare per l'EFSA, quindi valutano le stesse cose, poi magari tornano a lavorare per l'agenzia, per la ditta che fa OGM. Allora, se io sono uno scienziato e devo dare una valutazione su un prodotto sapendo che magari fra 2 mesi torno a lavorare per la ditta che me l'ha proposto, probabilmente non sono così tranquillo e sicuro, diciamo così, limpido e obiettivo. Ecco, noi non abbiamo chiesto né la chiusura dell'agenzia, eccetera, però in materia così delicata vogliamo un rigore scientifico molto più forte, e lo dobbiamo anche perché, siccome i cittadini fanno fatica a informarsi su queste materie che sono tecniche, cioè non tutti le spiegano bene come l'ha spiegato Pier Nicola, e quindi i cittadini hanno bisogno di avere informazioni scientifiche e devono essere date dagli scienziati, fatte in maniera obiettiva e rigorosa. Se il lavoro fosse fatto così noi non avremmo obiezioni, in questo caso non è stato così, quindi abbiamo sollevato forti perplessità. È incredibile questa cosa dell'agenzia, incredibile. Marco Zullo, la situazione in Italia qual è? OGM, spiegaci tu. Diciamo, come ha già accennato Eleonora, le preoccupazioni che si hanno in questo caso in realtà c'erano già da prima, perché esistono delle direttive che formalmente danno la possibilità di vietare la coltivazione di OGM su specifici territori, però poi di fatto, quando si vuole passare dalle parole ai fatti, inizia a essere complicato mettere in pratica queste regole, sicuri di poi non subire un ricorso da parte delle multinazionali biotech, perché si sta violando il principio della libera concorrenza. Però devo dire che in Italia c'è una regione, il Friuli Venezia Giulia, che in questo senso si è mossa decisamente bene. E cosa ha fatto? Seguendo le regole alla lettera, è riuscita prima di tutto a fare una moratoria per la coltivazione del mais, fin tanto che non si fosse definito un cosiddetto regolamento di coesistenza, ovvero si definiscono quelle regole che permettono di poter accettare sul proprio territorio delle coltivazioni OGM, senza però mettere in difficoltà o mettere a repentaglio quelle che sono le culture tradizionali o addirittura quelle biologiche. Il fatto ha voluto che la conformazione morfologica del Friuli Venezia Giulia e la tipologia di aziende che coltivano mais in regione, che poi sono anche le aziende che troviamo in tutta Italia, perché una cosa di cui noi ci dobbiamo rendere conto è che il territorio italiano, anche dal punto di vista morfologico, dal punto di vista economico, è molto diverso da quello europeo. La vitalità economica dell'Italia si fonda su delle aziende di piccole dimensioni, in numero di componenti, in numero di superficie, e questo crea una varietà che è anche la ricchezza del nostro territorio. Ecco, questa conformazione ha fatto sì di far capire anche dal punto di vista, diciamo, giuridico, mettendo i dati nero su bianco, che l'introduzione di una cultura OGM provocherebbe dei danni enormi all'economia territoriale, e questo è un motivo sufficiente per poter dichiarare libere da OGM parti specifiche di territorio. In questo la regione Friuli Venezia Giulia è stata molto attenta e capace. Devo anche aggiungere che questo
lavoro è stato fatto sempre sotto l'attenzione del Movimento 5 Stelle, che ha inserito in tutta questa normativa quelle regole che servono a stabilire il principio del chi rompe paga, e quindi una volta che qualcuno viola queste regole deve arrivare perentoria la sanzione e la distruzione della cultura inquinante. Questo è un modello che sicuramente si può esportare in tutte le altre regioni e noi stiamo lavorando per questo, al di là della normativa che è stata approvata col voto di oggi. Bene, quindi il Friuli Venezia Giulia può definirsi orgogliosamente regione libera. Per quello che riguarda il mais, sì. Esattamente. Voi avete fatto un gran lavoro sugli OGM qui in Europa. Tu, Eleonora, eri la relatrice per il gruppo, per l'FDD. Il provvedimento è stato approvato, quindi il vostro lavoro, mi viene da dire, è finito nel nulla, oppure è rimasto qualcosa nel testo approvato? Qualcosa è rimasto e infatti alcuni degli emendamenti presentati sono stati inseriti negli emendamenti di compromesso, quindi diciamo una fase di negoziazione tra i vari gruppi che ha consentito comunque di portare avanti una serie di precauzioni e di punti precisi su cui noi chiaramente ci siamo battuti fin dall'inizio. E uno di questi è l'obbligatorietà dei piani di coesistenza, quindi come dicevamo prima il fatto di poter coltivare delle culture transgeniche insieme ad altre tipologie di culture tradizionali o biologiche deve essere obbligatorio, i piani devono essere obbligatori ma solo esclusivamente per quei paesi che coltivano OGM, che quindi hanno dato il via libera alla coltivazione, perché chiaramente sarebbe stata quasi una mossa veramente poco furba il poterle mettere anche obbligatorie per quei paesi che decidono di non coltivarli e addurre un'ulteriore leva, un'ulteriore motivazione per in qualche maniera fare breccia su quella che è la normativa e per quanto riguarda appunto eventuali ricorsi davanti al WTO piuttosto che appunto in tribunali internazionali. Un altro dei punti che sono rimasti nella normativa riguarda il parere non vincolante della Commissione europea riguardo alle motivazioni che vengono portate in causa dagli Stati membri per vietare la coltivazione. Ed è chiaramente anche questo un passaggio importante, perché nel momento in cui lo Stato membro decide di utilizzare una serie di motivazioni, quelle sono, e quindi la Commissione europea può offrire un parere sulle motivazioni scelte, ma questo non è vincolante. Ed inoltre infine una restrizione anche per quanto riguarda le culture sperimentali, che anche queste devono essere quanto più possibile ridotte e messe in sicurezza, appunto culture sperimentali sempre di organismi geneticamente modificati. E diciamo che l'intento anche adesso è quello di lanciare un po' un messaggio e un assist anche all'Italia e ricordare che esistono anche altre strade per cercare di tutelarci, oltre chiaramente a quello che è ormai il quadro normativo venuto fuori dalla votazione di oggi, ma che riguarda anche la possibilità di utilizzare altre direttive che ad oggi sono presenti. E una direttiva che voglio citare è la 53 del 2002 relativa al registro sementiero varietale, quindi la possibilità di vietare la coltivazione di alcuni di questi di colture presenti nel registro nazionale, anche se già autorizzate nel registro comunitario. Quindi questo adducendo peraltro appunto delle motivazioni anche di tipo ambientale, di rischio appunto ambientale e sanitario. E questo è sicuramente un'altra precauzione che noi intendiamo suggerire come strada possibile per tutelare ancora di più il nostro territorio. Bene, bene. Noi abbiamo concluso, ringraziamo quindi Eleonora Evi, Marco Fronte, Pier Nicola Medicini e Marco Zullo e vi diamo appuntamento al prossimo speciale qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Grazie.